Dopo la decapitazione, il corpo di William Wallace fu ridotto in pezzi. La testa venne esposta sul ponte di Londra. Le braccia e le gambe mandate ai quattro angoli del regno come monito. Ma non sortirono l'effetto che il Plantageneto sperava. E io, Robert Bruce, andai a tributare omaggio all'esercito del re inglese in cambio del riconoscimento della mia corona. Spero vi siate lavati le natiche. Tra poco saranno baciate da un re. Andiamo, facciamola finita. Fermo! Siete battuti per Wallace! Ora battetevi per me! L'anno del Signore 1314, patrioti scozzesi, affamati e soverchiati nel numero, sfidarono il campo di Bannockburn. Si batterono come poeti guerrieri, si batterono come scozzesi e si guadagnarono la libertà.